Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, me ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che la volta scorsa alla fine siamo riusciti a fabbricarci ragazzi una cerbottana per poter utilizzare i dardi avvelenati contro i nostri nemici. Siamo tornati al campo da nostro zio, al quale però ci ha detto che avevano intercettato un messaggio per Ryuzo che si trovava lì vicino, e Jin ha deciso di chiedere per l'ultima volta aiuto a Yuna per andare a stanare Ryuzo, ma lei ragazzi si è caldamente rifiutata perché ha detto: guarda, la tua battaglia, io domani devo partire. E quindi niente ragazzi, alla fine siamo andati lì da soli. Taka, a insaputa di Yuna, ci ha seguito per cercare di darci una mano e fare da diversivo. Dopo essere entrati, dopo aver sbaragliato il nemico, ci siamo ritrovati faccia a faccia con Ryuzo, però siamo stati colpiti alle spalle, quindi siamo stati resi prigionieri del Kotun Kan assieme a Taka, che purtroppo è anche stato catturato, e alla fine purtroppo ragazzi lo stesso Taka ha perduto la vita, ha cercato di attaccare Kotun Kan ma ovviamente non è stato capace. Il nemico quindi l'ha colpito, alla fine gli ha staccato la testa. Ragazzi, è stata una scena veramente molto cruda, molto dura, che mi ha fatto male e mi ha scosso. Maggior ragione perché ora penso a Yuna ragazzi, penso al momento in cui lei verrà a sapere che purtroppo suo fratello è morto. Non oso immaginare cosa succederà, cosa potrà dire. E alla fine siamo riusciti a liberarci, quindi ragazzi non ci resta che riprendere da dove ci eravamo fermati. E quindi ragazzi, l'ultima volta c'era, eravamo salutati qui, adesso non ci resta che dare addosso a tutti i nemici che ci si pareranno davanti. Traviamo gli occhi. Fa la finta. Maledetto. Meritate la morte. Ok, stavolta non mi farò fregare, mi dispiace. Due e manca il terzo. Perfetto. Ok, almeno il confronto ragazzi è andato a buon fine, quindi adesso non ci resta che fare fuori tutti gli altri, insomma. Ok, perfetto. Mamma mia ragazzi, sono tantissimi, adesso che ci sto facendo caso. Sono abbastanza. Quindi devo cercare di stare un attimo concentrata ragazzi, perché di certo non voglio perdere come una polla, ci mancherebbe. Tra l'altro senza pietà, siamo in preda alla rabbia ragazzi, perché è stato appena ucciso il nostro amico. Mannaggia la miseriaccia, oh. Questo è così complicato. E niente regà, non sono abbastanza concentrata oggi mi sa, eh. Forza però. E che cavolo, ci vogliamo far sbaragliare da sto gruppo di deficienti. Ma anche no, scusate. Ok. È che non riesco a prevedere il tempismo del primo attacco ragazzi, è per questo che le sto prendendo malissimo. Ok. Basta solo stare un pochettino più attenti. Porcaccia miseriaccia, forza. Ecco, questo era imparabile, potevo già saperlo. Benissimo. Ok. Scappa dal cortile interno, quindi recuperando un attimo ragazzi di fermezza, perché devo rientrare un attimo nell'ottica, perché vi renderete anche conto ragazzi che passare da un gioco all'altro tutti i giorni non è così immediato solitamente. E te niente, sei sopravvissuto per poco. Adesso mi concentro ragazzi, rientro nell'ottica di questo gioco ovviamente, e adesso quindi non ci resta ragazzi che andarcene, sempre se non dovessimo insomma rincontrare prima il caro vecchio Ryuzo, che ragazzi io ci ho ancora segnato, non è che mi sono scordata quello che ha fatto, perché come ci ha traditi all'inizio e come ci ha traditi di nuovo tra l'altro, ci hanno teso questa trappola ragazzi grazie a lui. E Taka quindi è morto perché
Lui ha fatto sì che questa trappola ci fosse, ragazzi, quindi non posso dimenticare queste cose. Allora, freccia e lino, perfetto. Allora, dirigiamoci verso l'obiettivo dopo aver preso queste provvistine. E andiamo allora, ragazzi. Jin! Yuna! Ho appena visto il Khan insieme a Ryuzo. Dov'è Taka? So che è qui. Ha lasciato un messaggio, diceva che ti avrebbe seguito. Dov'è? No. No! 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 Yuna, aspetta! Taka! Non doveva essere qui! Perché ha disobbedito? Minchia. Ha ragione, non avrebbe dovuto essere qui. Voleva che fossi orgogliosa di lui. Voleva essere come lo spettro. Non dovevi lasciarlo venire! Ho provato a fermarlo. Ma lui voleva rendersi utile. È da Taka. Dovremmo andare. Non lo lascio qui. Sinceramente, non mi aspettavo che l'avremmo rivista così presto. Cioè, non mi aspettavo sarebbe venuta proprio qui. Effettivamente, non mi aspettavo vedesse il corpo. È stato straziante, ragazzi. Mannaggia la miseria. Cioè, io provo a immaginare la situazione, ragazzi. L'avete ucciso! E non oso immaginare. Perché c'è. Aia! Cioè, provate, ragazzi, a immaginare di perdere l'unica persona che conti qualcosa nella vostra vita. Cioè, tra l'altro così, cioè perderla così, inimmaginabile, ragazzi. Allora, io non vorrei dire, aia, ma qua ci sono davvero tanti nemici. Quindi facciamo così. Ecco, ne ho colpito solo uno, è stato abbastanza inutile, ma vabbè. Oddio. Vabbè, io attacco e basta, ragazzi. Che se sto aspettando che mi attacchino qua. Ecco, poi mi colpiscono malissimo e faccio una grandissima figura di cacca. Perfetto. Maledetti. Che cavolo, dai. Ok. Fatti avanti, forza. Ok, scudino. Perfetto. La forma dell'acqua è efficace contro i difensori. Sì, infatti. Ah, pensavo di averla selezionata, ragazzi. Ero sicura di averla selezionata. Perfetto. Ci siamo? Sembrerebbe di sì. Prendo queste provviste. Sicuramente arriverà qualcun altro, infatti. Un solo attacco kunai da utilizzare. Ragazzi, allora io faccio una cosa stupenda, guarda. Yuna. Scusa. Te sei messa proprio lì, proprio in quell'istante, maledetto. Oddio. Mamma santa. Ok.
Oh, il grossone si è spaventato. Se l'è fatta addosso. Ecco fatto. Questo ti aspetta, caro. Uè. Oh. Boom, boom, boom. Spara, spara, maledetto. Spara. Ok, ok, ok. Benissimo. Benissimo. Manca solo questo qua. Sto fenomeno, ragazzi. Ok. Quello era l'ultimo. I cappelli di paglia sono finiti. Ryuzo è solo. È ancora vivo. Con il Khan. Qui non ci resta altro da fare. Devo seppellire mio fratello. Ti aiuterò. No. Non sarebbe dovuto accadere. Mi dispiace. Giurai di dargli una vita dignitosa. E proteggerlo. Non è colpa tua. È mia. No. È del Khan. Di Ryuzo. Di tutti i mongoli su quest'isola. Aiutami a ucciderli. Aiutami a vendicare Taka. Non ho più motivi per andar via. Immaginavo. Non so dove andare. Cosa fare. Se non restare e combattere. Dovresti tornare al campo di mio zio e riposare. Ci vediamo lì. È stato forte. Fino alla fine. Lo è sempre stato. E qui, ragazzi, si conclude anche questo piccolo capitolo. Acquisiamo un altro punto tecnica e con la morte del cuore diciamo addio a Taka, ragazzi. Allora, vi era aggiornato riguardo il fato di Tsushima. Questo quindi è il nostro attuale obiettivo, raggiungere l'accampamento di Lord Shimura. Ho sconfitto i cappelli di paglia, ma a caro prezzo. Ryuzo è fuggito. Ma la vera tragedia è la morte di Taka, un delitto che non resterà impunito. Lord Shimura è al suo accampamento e si prepara per la battaglia. Prima di partire voglio controllare come sta Yuna, giustamente. E quindi, ragazzi, Ryuzo se l'è data a gambe di nuovo, il codardo, ma io sono sicura che uno scontro finale ci dovrà essere, ragazzi, perché cioè una tale viltà non può restare impunita, appunto. Quindi attualmente nell'atto 2, ragazzi, non ci resta che sferrare l'attacco al castello Shimura. Quindi dobbiamo ovviamente viaggiare fino a qui e abbiamo a disposizione per fortuna il viaggio rapido. Quindi ci avviciniamo il più possibile. Oh, qua c'è qualcosa, ragazzi, aspettate, qualcosa che brilla. Che bello! Fiume delle carpe dorate. Per lame veloci come il guizzo di una carpa in un torrente baciato dal sole. Ma che bello! Ok, ragazzi, è un kit per spada, perfetto. Noi attualmente abbiamo questo qua, davvero? È quella, ok, del clan Sakai, perfetto. Ma quasi quasi, allora... Sembra in effetti una cosa a pua. Io non è che vada matta per le cose a pua, in effetti. Però per dare un pochettino più di colore, dai, visto che l'abbiamo trovato. Guardate, ah, come spicca sull'armatura rossa. Mi piace, mi piace. Benissimo, quindi saliamo in groppa al nostro fidato Sora e dirigiamoci all'accampamento di Lord Shimura. Avanti, sono! E ovviamente dobbiamo incontrare anche Yuna, vedere come sta, anche se...
cioè, in effetti, ragazzi, come può stare una persona che ha appena perso la persona più importante della sua vita? Molto probabilmente starà una pezza, però, come immaginavo, ragazzi, adesso non ha più motivi per andare via, perché andava via per dare una vita diversa anche a suo fratello. Adesso che suo fratello non c'è più, non ha più motivi per andarsene in Giappone, quindi lei dirà: tanto vale ormai combattere per Tsushima, restare qua fino all'ultimo. Oh! Chi va là? Sono Lord Sakai. Siete i nostri rinforzi? Esattamente. Sono Lord Sadamune Oga, vassallo dello Shogun. Oh, ok. Benvenuti a Tsushima. Grazie, Lord Sakai. Lo Shogun ci ha inviati appena ha ricevuto il vostro messaggio. Vostro zio ha appena dato gli ordini. Andremo in battaglia. Sconfiggeremo il Khan e libereremo il castello Shimura dagli invasori. Ottimo. Radunate gli uomini. Devo prima vedere qualcun altro. Vi attenderò alla porta a nord per poi raggiungere insieme vostro zio. Ok, quindi questa è una grandissima notizia, ragazzi. Sono arrivati i rinforzi dal Giappone, direttamente dallo Shogun. Quindi dovremmo, uso il condizionale, avere forze a sufficienza per sconfiggere il Khan, cioè perlomeno per liberare il castello Shimura. Io non so sinceramente, ragazzi, se riusciremo davvero. Stringi i perni, tutti quanti! In questo intento. Ma è Kenji? Lord Sakai. Norio, ciao! Vi ricordate di lui, ragazzi? Norio, addestri le nuove reclute? Non esattamente, signore. Li ho aiutati nella meditazione. Oh. I samurai, la gente di Yarikawa, ogni spirito ha bisogno di un momento di pace prima della battaglia, per accettare la transitorietà del vivere e la possibilità di morire. Parole sagge. Mediti insieme a me? Sarebbe un onore. Ok, bella sta cosa, ragazzi. Probabilmente lo facevano davvero, nella realtà, è probabile. Grazie, Norio. Ossa il Buddha vegliare su di voi, Lord Sakai. Grazie Norio. Ma attualmente, ragazzi, quello che mi importa è trovare Yuna. Kokenji, ciao. Controlla le ruote. A me? Vedo che ti dai da fare. Qualcuno deve pur assicurarsi che l'ariete sia pronto per la battaglia. Se cade a pezzi, non riusciremo mai a entrare nel castello di vostro zio. Ci sarebbe stato utile per espugnare Azamo. Non vi siete divertito nel mio carretto? Non mi piaceva puzzare di sake. Yuna mi ha detto di Taka. Non sarò mai coraggioso quanto lui. Taka non sarebbe mai stato d'accordo. Beh, cercherò di non deluderlo. È apprezzabile lo sforzo, Kenji. Va bene, ma Yuna di preciso dov'è? Jin, non sapevo fossi tornato. Oh, Lady Masako, c'è anche lei, ragazzi. Spero tu non sia stata troppo severa con loro. Non credo. I contadini di Yarikawa sono più forti di quello che sembrano, oltre che testardi. Più testardi di te? Assolutamente no. Una settimana fa si sarebbero indignati ai nomi Sakai e Adachi. Ma dopo quello che hai fatto a Yarikawa, sono qui per te. Allora non li deluderò. Nemmeno io. Ok, mi fa molto piacere, dai. Ok, ragazzi, praticamente non avevo avviato questa mini missione. Infatti già mi risultano 3 di 4 gli alleati con cui ho parlato, quindi ne mancherà solo uno, suppongo che sia Sensei, esatto, lui. Bentornato, Lord Sakai. Sensei, avete incontrato i nostri rinforzi. I vassalli dello Shogun sono guerrieri straordinari, ma gli gioverebbe esercitarsi con l'arco. E i contadini? Lodevoli per il talento naturale, non per la tecnica. È un onore, detto da voi. Un tempo Yarikawa era la colonna portante dell'isola. Potremmo far scappare i mongoli a gambe levate con un mese di addestramento. Avete un'ora. Allora smetti di distrarmi. Chiedo scudo, Sensei, chiedo scudo. Ok, ragazzi, adesso non ci resta che parlare con Yuna. Ovviamente mi rendo conto che magari per chi non è sempre allenato servirebbe molto più allenamento, ragazzi, ma attualmente non abbiamo tempo a disposizione. Ecco Yuna, ragazzi. Non si può resistere a lungo.
È ora, Yuna. I samurai sono qui. Si preparano alla battaglia. Sei riuscita a riposare? Purtroppo no. Mi spiace. Taka doveva essere qui. Credeva in te. Ora anche la gente di Yarikawa crede in te. Quando nessuno l'avrebbe fatto, tu l'hai difesa. Rischiano le loro vite per lo spettro. Darei la vita per il popolo di Tsushima. E per te. Speriamo non serva. Ci vediamo, Yuna. Devo incontrare Lord Oga. Ci vediamo, aspetta, sul campo di battaglia. Detta così, sembrava quasi una sorta di dichiarazione, eh? Infatti mi ha colpito, ma lei non ha fatto una piega. Poi lui le dice, ci vediamo sul campo di battaglia. Cioè, mi sembrava, ragazzi, avesse il tono di una dichiarazione, quasi quasi. Però, poi niente, è finita così. Va bene. Comunque, come non detto, raggiungiamo Lord Oga. Ok. Salve, buonasera. Ben rivisto, ci siamo visti 2 minuti fa. Dov'è mio zio? Vi aspetta sulla collina. Il clan Oga sarebbe onorato di accompagnarvi fin lì. Sono lieto della compagnia. Certo. È mio l'onore. Allora ragazzi, qua mi avvisano. Stai per iniziare un lungo racconto. Vuoi davvero procedere? Che fai? E dici di no? Certo. E quindi incominciamo questo lungo racconto. Non ragazzi, facciamo aspettare il can. Ottimo. È perché è arrivato il momento di fare le cose seriamente, ragazzi. Segui Lord Oga per raggiungere tuo zio. Siete ammirevole, Lord Sakai. Avete salvato vostro zio, reclutato i reietti di Yarikawa. Non saranno soldati addestrati, ma affiderei loro la mia vita. Allora farò lo stesso. È vero che la gente vi ha soprannominato lo spettro. Dovevano credere in qualcosa dopo la sconfitta dei samurai. I samurai sono tornati. È ora di mettere a tacere queste storie e ristabilire il potere dello shogun. È ora di salvare l'isola e il popolo che la abita. Parleremo di politica dopo la morte del Khan. Certo, Lord Sakai. Benissimo. Vediamo di raggiungere lo zietto, allora. Dai. Non abbiamo tanto tempo da perdere. Vostro nipote è qui. Jin, qua su. Sì, zio. Arrivo. Parla con Lord Shimura. Non è lui, Lord Shimura. Lord Shimura è qua sopra. Infatti, Lord Shimura è la torre di guardia. Sarà dal primo scemo che ho visto. Zio! Sei stato bravo, Jin. Ora siamo in grado di riprendere il mio castello. Mi sono occupato dei cappelli. Ma Ryuzo è scappato con il Khan. Volevano che ti tradissi. Hai parlato con il Khan? Ero prigioniero. Se l'avessi saputo, avrei marciato con l'esercito per liberarti. Sono fuggito grazie a Yuna. Ma suo fratello è morto con onore. Il Khan pagherà per il suo sacrificio e per le vostre sofferenze. Jin, lo shogun appoggia ufficialmente la decisione di adottarti. Ok. Quando salveremo l'isola, sarai l'erede del clan Shimura. Non come spettro, ma come samurai. Non ti deluderò, zio. Oggi Sakai e Shimura vanno in guerra. Domani festeggeremo la vittoria come padre e figlio. Oh cavolo, ragazzi, è il momento della verità allora. I samurai sono fieri del loro codice d'onore, ma questo li rende inflessibili, prevedibili, facili da battere. Lo spettro non ha limiti, questo lo rende pericoloso. Certo. È il nostro momento, Jin.
Questa battaglia deciderà le sorti dell'isola. Prenderemo la testa del Khan. Insieme. E la porteremo allo Shogun in persona. Guerrieri di Tsushima! Oggi sconfiggeremo il Khotun Khan! Riavremo il castello Shimura! E cacceremo via i mongoli! Seguite Lord Shimura! Alla vittoria! E si va, signori! Oddio, il momento, ragazzi! Senza pietà! Oddio, che emozione! Il momento della verità, ragazzi! Via! Avanti tutta e senza pietà, ragazzi! Forza! Ok, io vado, ragazzi, Per i miei figli! Mi piace, in prima linea anche Lady Masako, ragazzi! Adoro. Vai, zio! Spaccali tutti! Perfetto. Avanti così, ragazzi. Avanti così. Ok. Avanziamo! Oddio. Niente, regà, non ci resta che combattere per il castello, ecco, ci pareva. Forza. Oddio! Minchia, come mi ha evitato quella freccia, ragazzi, perché io non mi sono mossa. I grossoni! C'è Benzi, aia, c'è Benzi e grossoni. Oddio, mi ha dato fuoco comunque, bastardo. Oh, ero troppo vicina, ragazzi. Vedete, eh? Oddio. Ecco fatto, a posto. Aia. Maledizione. Gli arcieri si occupino degli arcieri, però. Ehi. Ok, fuori un altro. Avanti il prossimo. Yes. Ok. Come procede? Così. The bot. Venghi, signore. Avanziamo allora. Oh oh! Forza! Mostriamo ai mongoli che siamo inarrestabili! Arcieri! Sì! Ok. Raga, scusate il silenzio, ma sono un attimo congendrato. Perché qua c'è un bel po'. Ah no, cavolo! Non mi sono resa conto che stavo letteralmente per tirare le cuoia, ragazzi, ok. Per fortuna ci fanno riprendere da qui. Vado. Resistenti, maledetti, eh. Oddio. Male, malissima. Ok. Qua bisogna attaccare, basta, ragazzi. Liberate la non starò ad aspettare di parare. E qua, ragazzi, mancano 11 capi per sbloccare la forma della luna. Bel nome. Vabbè, se ci sta di mezzo la luna, ragazzi, a me piace. Vai, Norio, sei tutti noi. Forza così. Ehi. Come osi? Che punto siamo? C'è ancora della gente? No! Oddio! Ok, era già morto, se no avrebbe fatto ridere, ragazzi. Gli esplodeva la sua bombetta. Un grossone!
fatto fuori. Sfondate la porta! Vai! Raga, qua siamo nel mezzo dell'azione, Mamma mia. Ma quante mura circondano sto benedetto castello? Forma dell'acqua contro la lancia. E vai! No, la forma dell'acqua è contro gli scudi. La forma del vento è contro la lancia. Ok. Vabbè, raga, si fa confusione. Ce ne sono diverse. Ricordarsele tutte per me è un pochettino complicato. Cioè, perlomeno il nome, ecco. Forza, bella. Aia. Oddio. Forza, ragazzi. Fatelo fuori. No, no, no. Non si lasciano vivi. Oh, non mi dispiace. E che succede? Ok. Fuori un altro. Yes. Assolutamente. Allora, io vado, Io salgo. Ok. Ehi. Ha dato fuoco al suo amico. È sempre bello quando succede. Ok, arrivo, Ragazzi, è il delirio. È il delirio più assoluto. Ehi. Pensavate che non mi avessi sentito, Attento, zio. Che qua va a fuoco tutto il mondo, anche io. Ammazza. Vabbè, qua c'è altra gentina, ragazzi. Io vado. Eh sì. Magari se colpisco gli esseri umani sarebbe meglio. Madonna, Lady Masako, con che puttanza, con che violence. Forza. Benissimo. Andiamo avanti, ragazzi. Arcieri maledetti. C'è Penzei. Aia, tua ermana. Ehi, ehi, ehi. E che cavolo. E smettetela. Ok. No, e niente. Troppo in alto. Mo sì. È bello quando va a segno. Comunque, a parte tutto, che succede? Che fate? Controlla la strada. Non vogliamo nessuna sorpresa. Si era bloccato tutto, ragazzi. È stato bellissimo. Vado io a controllare, Sì, devo salire, immagino. Sì, controlla l'area davanti al tuo esercito. Vado su io, Voi state fermi là, non vi preoccupate. Allora, vediamo un pochettino com'è la situazione. Tornate a casa, cani giapponesi. Questa porta non si aprirà per voi. È vero. Fuggite, codardi! Belli, scappate, merdacce! Jin! Oddio. Che cosa fai? Libero la strada. Non così. Mai così. Affrontali da guerriero, con onore, non da mostro. Non capirebbero. Il terrore non è l'arma di un samurai. Dosso! Ok, è vero. La torre. Questa cosa. Fermeranno l'avanzata. È la nostra occasione, Lord Sakai. Distruggi l'arma, con onore. Ok, sì, lo farò con onore. Attirerò il loro fuoco qui. Ma vengo con te. Stammi vicino. Tu sai che io faccio. Faccio sempre. Sì, sto andando. Io faccio sempre tutto con onore, zio. Anche quando li ammazzo col veleno. Non devo stare qua in mezzo quando attivano quella maledetta cosa. Ok. Germana. No, non morirò adesso. Assolutamente. Colpo di grazie, grazie. Glielo do fra un attimo. Mamma mia, regà. Mamma mia. Oddio, non ci sto a capire una mazza. Aspetta. Niente, dobbiamo andare a distruggere qualcosa. Banda alle ciance. Non posso stare qua a prendermi tutti i colpetti, insomma, Io vado. Sì, io vado. Non me ne frega se mi si parano davanti, ragazzi. Tornare all'aria di sta ceppa. Mannaggia la miseria.
Ok. Perfetto, salve. Oh! Tu puta madre, guarda, facciamo così e la risolviamo subito, che dici? Ok, c'è qualcun altro? Chi sei te? Forza. È qua sopra l'arma, ragazzi, sì. Perfetto, saliamo. Magari la usiamo contro di loro, che dite? Salve. Scusi, Avanziamo! Ne ho bisogno! Mirai Mongol! Sì, è ovvio, certo. È che... Perché là in mezzo ci stanno dei nostri, ci stanno i mongoli, ci sta un po' chiunque. Arrivano i rinforzi da qua. Attenzione, quanti cavolo sono, ragazzi? Sono tantissimi. Altri mongoli! Sì, li vedo. Sempre senza pietà. Ovvio. Perché non saltate in aria, che fate un favore a tutti? Oddio. Oh. Ok. Non ci fanno usare st'arma, ragazzi, è figo, è comodo, eh. Possiamo fare altro. Torniamo dagli altri. Perfetto. Torniamo dai nostri alleati, ragazzi. Terrorizzare i mongoli alla porta. Tuo zio si sbagliava. Non riesco a convincerlo. Se non cambiamo, siamo spacciati. È grazie a te che siamo arrivati fin qui. E tutti ne sono consapevoli. Ancora molto. Prima lo stavo dicendo, ragazzi, lo zio ovviamente non aveva ancora visto sta cosa del veleno e non è stato per niente contento, ma immaginavo, insomma. Va bene. Avanziamo allora. Riprendo qualche freccina. Scusi, non avrei dovuto fare neanche questo, in effetti, ma io vado. Altri mongoli lassù, alle spalle, Masako. Riuscendiamoli all'inferno. Aia, che palle. Nelle chiaffone. Ok, è su. Su, ecco, a posto. È a te, Che dici? Mi ha aiutato un angelo custode perché mi stava per sparare una freccia in faccia, ragazzi. Ok. Avanti tutta. Oddio. A cosa spara poi, tra l'altro? E chi lo sa? Bravo chi lo sa. Ecco qua. Dovete usare la forma dell'acqua, ragazzi, contro gli scudi, perché se no possiamo stare qua 3 ore. Su. Morice, però. Maledetto. Ok, era un capo. Ecco perché era così difficile da uccidere, ragazzi. Ancora 9 per la forma della luna, che dall'icona, mi sembra di capire, sarà particolarmente efficace contro i grossoni. Via libera! Allora avanziamo! Posso adorare. Uniti! Avanzate! Dobbiamo andiamo raggiungere il ponte. Mamma mia, è infinita sta strada. Quanto è grosso sto posto. Respingiamoli in mare. Senza pietà. Ok. Fuori uno. Fuori due. Dopodiché chi c'è? L'amico Fritz è qua. E gli altri amici Fritz è qua. Oh, porca paletta. Ok. Poi un altro. Facciamo fuori il grossone che si è caccato addosso intanto. Così. Oddio. Il macello, ragazzi. Il macello. Aia, tua sorella. Maledizione. Vicino. Dobbiamo solo conquistare il ponte. Una parola. E raggiungere il torrione. Detto niente. Guerrieri, sfondate la porta. Lord Sakai, li colpiremo dall'alto. Certo. Una, il tuo arco. Sono dietro di te. Ok, ragazzi. Guarda, il ponte, retrocedono. Il canno non si arrenderebbe così. Qualcosa non va. Magari una trappola lo fa saltare. Oh no.
Oh no! Scappate! Jin! Scocca! Rainer, non esplodevi! Colpite i cavalli! Uccidetemi! No, poveri cavalli! Non può! Quei poveri innocenti. Li ha mandati a morire. Per niente. Dobbiamo onorare il loro sacrificio. Con i soldati migliori, ripareremo il ponte e attaccheremo all'alba. No. Ne abbiamo persi troppi. Se mi avessi ascoltato... Basta! C'è un'altra strada. Ne discuteremo in privato. Cacchiarola, ragazzi, mamma mia, che bordello, mamma mia. Nuovo punto tecnico acquisito, è tutto molto interessante, ragazzi, e parecchio emozionante. I mongoli sono sulla difensiva, dobbiamo attaccarli prima che si riprendano e vinceremo. Li hai mandati a morire. Sono soldati, abbiamo le mani sporche di sangue. C'è un modo per superare il ponte. Avvelenando il nemico. È terrorismo. Voglio salvare la nostra gente. Insegnando loro a temerci. Se continui per questa strada, non sarai migliore dei mongoli. Io ti ho insegnato a lottare con onore. L'onore è morto a Komoda. Il Khan deve soffrire. Sei preda delle tue emozioni. Ho sacrificato tutto per la nostra gente. Io gli ho dato speranza. Tu niente! Jin. No. È finita. Cavolo! Oh cavolo, ragazzi! Allora, qua incomincia questo nuovo racconto che si chiama Dall'oscurità e che dice: il primo giorno di battaglia si è concluso in un bagno di sangue, senza vincitori né vinti. Lord Shimura vuole continuare l'attacco all'alba, ma so che esiste un'altra soluzione. Jin, ragazzi, vuole seguire la strada dello spettro. Diciamo così, perché comunque si rende conto che alcune modalità possono risultare molto più utili di quelle invece che sono tipiche del codice dei samurai, che invece le trovano, ragazzi, aberranti, no? E infatti si è visto, perché Lord Shimura è irremovibile, ragazzi, cioè non ne vuole sapere e non ammette che Jin segua questa strada, cioè per lui è proprio inconcepibile una cosa del genere. Porca paletta, hanno anche litigato, ragazzi, cioè in un momento così comunque delicato non è una cosa bella, cioè dividersi in un momento simile. Però cioè quello che vuole cercare di fare Jin è di fargli capire che i suoi metodi per ora, ragazzi, hanno portato soltanto alla morte inutile di tante persone. Cioè è una situazione molto molto delicata, ragazzi. Sono abbastanza sconvolta, perché non mi aspettavo certi risvolti, e quindi mi chiedo come andrà a finire pure questa di situazione, perché fin quando eravamo tutti entrambi dalla stessa parte, ok, ma se Jin comunque comincia ad agire per conto suo, bisogna vedere poi che cosa succederà con suo zio, che tra l'altro lo sta letteralmente adottando. Mo bisogna vedere. Magari cambierei idea. Cioè, non so che dire, ragazzi. Bisogna vedere se comunque questo assalto al castello Shimura andrà a buon fine o no.
Perché a questo punto non è detto, ragazzi. I mongoli non sono gli sprovveduti, perlomeno il Khotun Khan non lo è. Perché dice i samurai combattono in quel modo e la cosa li rende particolarmente prevedibili, quindi facili da sconfiggere. Ha paura dello spettro proprio perché è imprevedibile. Quindi sono molti intrecci estremamente interessanti, ragazzi, intriganti, che ti spingono a voler continuare per vedere davvero adesso come si evolverà tutta questa situazione. E quindi per oggi ovviamente, ragazzi, ci fermiamo qua e riprenderemo da qui la prossima volta per vedere cosa succederà. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!